Nella splendida cornice della millenaria chiesa di San Cristoforo, nel cuore, nel centro storico della città di Lucca, è ospitata questa mostra, Vanitas Vanitatum, che vede protagonisti tre artisti contemporanei chiamati a riflettere sul concetto di vanità. Questo concetto, questo metodo, questo modo, questo stile del Rinascimento e anche del Medioevo, che in qualche modo faceva riflettere attraverso la pittura sulla vanità e sull'effimero della vita umana. I tre artisti sono Gonzalo Mabunda dal Mozambico, ospite quest'anno del padiglione del suo paese alla Biennale di Venezia, Bertozzi e Casioni, il collettivo noto per le sue manifestazioni internazionali legate alla ceramica, e Francesco Lauretta, tra i pittori contemporanei più noti a livello internazionale. Come possiamo vedere, il sottotitolo è appunto Il grido della materia, e di varie materie è fatta la mostra, come potete vedere dalle opere, dalla ceramica appunto di Bertozzi e Casioni, che rielaborano questa vecchia tradizione orientale millenaria in una chiave contemporanea, sottolineando appunto la futilità e spesso la valorizzazione eccessiva dell'immagine, che perde significato, che perde appunto la forza comunicativa, perché è diffusa costantemente, perché è deformata dai mass media, e in qualche modo cercano di recuperare questa forza che l'immagine ha, questa forza di raccontare, ma soprattutto ne sottolineano il lato effimero, appunto il lato che in qualche modo ci ricorda come siamo effettivamente deperibili, come l'esistente è transitorio, e quindi ci ricordano questa condizione umana. Allo stesso modo Francesco Lauretta, con i suoi autoritratti che in qualche modo alludono a questa moda, a questa deformazione del selfie e alla perdita dell'identità dell'individuo contemporaneo, e ci ricordano anche come la pittura, un metodo molto spesso considerato desueto ma in realtà adatto all'occhio, che chiede di completare l'immagine e non di averla, come dire, preformata pregiudizialmente come quella dei mass media. E poi troviamo anche Gonzalo Mabunda, che ha trovato questo metodo che in qualche modo riguarda la sua identità ma anche la storia del suo popolo, questo infausto episodio che è di lungo 10 anni, le guerre civili, che ha seminato milioni di morti e altrettanti milioni di profughi, per cui ogni individuo del Mozambico è stato toccato in qualche modo negli affetti, e ha deciso di riconvertire le armi e i componenti belliche che hanno provocato questo disastro umano su scala mondiale in una dimensione creativa, e che vede appunto gli oggetti come proiettili, razzi, riconvertiti in una dimensione artistica, estetica, in qualche modo per cercare di rivalorizzare la forza creativa dell'arte, ma soprattutto l'arte come mezzo di riscatto, che poi coinvolge in una serie di workshop anche giovani bambini dell'Africa e del suo paese. E questa forza di riscatto dell'arte coinvolge anche tutti gli altri artisti come Bertozzi e Casioni e Lauretta, che nelle loro dichiarazioni programmatiche vedono appunto nell'arte non solo una possibilità didattica, ma una possibilità di reinvestire energie in una dimensione creativa.